fuori dal cilindro. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, nuova puntata di Handball Talk, il podcast dedicato alla pallamano italiana. Io sono Matteo Aldamonte, un saluto subito al mio compagno di viaggio Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti. Gigi, oggi anche per una vicinanza di ruoli te lo faccio presentare a te, il super ospite, il primo super ospite. Eh sì, oggi potrebbe essere una di quelle puntate infinite dove a suon di aneddoti potremmo arrivare tranquillamente a Ferragosto. Però ho l'onore e l'onere di presentare uno dei miei più cari amici della pallamano, un mio compagno di viaggio dentro e fuori dal campo, Vito Fovio. Ciao Gigi, ciao Matteo. Ciao Vito. Allora Vito, ti do subito un input, visto che Gigi ha parlato di aneddoti, poi mi devi raccontare un aneddoto tuo e di Gigi che si può raccontare alla fine della puntata, alla fine del quarto d'ora che ci facciamo insieme, però in magazzina lo iniziaci a pensare. Prima... Ce l'ho già. Se ce l'hai già lo puoi dire subito. No, sicuramente alla fine, qua. Alla fine. Senti, come stai innanzitutto? Bene, sono un po' stanco perché, come non so se sapete, sono diventato papà e quindi... Eh sì. Il bimbo mi sfinisce, però tutto a posto, per il resto sono a casa, sono felice di potermi dedicare completamente a lui per il momento. Io sono contento e do un grosso abbraccio ad Antonella che in questo momento ti ha fatto un fratellino praticamente, quindi ha due figli adesso, te e il loro bimbo. Preciso. Senti, Vito, questa cosa chiaramente della vicinanza l'ho letta e insomma traspariva come elemento positivo nell'intervista che era insieme al comunicato in settimana del Fasano. Col tuo ritorno a casa, insomma, ecco, ti dà la possibilità questa cosa, questa notizia del ritorno a casa di stare anche, no, in un contesto che ti è sicuramente familiare, no? Appunto, sei a casa, insomma. Sì, per me questa è la soluzione ideale, che comunque torno a giocare a casa in un posto, in una squadra che sento mia al 100% e comunque riesco a dedicarmi a mio figlio, perché se avessi dovuto rispettare il contratto col Siena sarebbe stata dura starci lontano, quindi diciamo che alla fine questa è per me personalmente la soluzione migliore, però non voglio sminuire la mia scelta, nel senso che sono molto felice, non è stato quello l'unico motivo che mi ha fatto accettare la proposta del Fasano. Assolutamente sì. Gigi? Ma io penso che Vito a Fasano insomma abbia un posto speciale, no? Sia Fasano nel cuore di Vito e soprattutto Vito nel cuore dei fasanesi e degli appassionati della pallamano. Io penso che ogni volta che Vito è andato via da Fasano in qualche modo è come se l'avessero prestato, però poi si sapeva che sarebbe tornato comunque a casa. Ed è tornato più volte, è tornato e ripartito, se non sbaglio, tre volte Vito più o meno, 3-4 volte sei entrato da due. Ok, vabbè, metti Conversano lì. Ah sì, ok, va bene, due o tre volte, però comunque ci sono tornato dopo 12 anni e questa volta dopo un anno. Quindi... Dopo un anno, ok, quindi due volte, però penso insomma che un giocatore come Vito Fovio, con il suo carisma e la sua importanza, è sempre un piacere quando torna ed è sempre un dispiacere quando va, quindi penso che c'è ben donde da essere felici a poter riabbracciare Vito. Vito, Gigi aveva preparato una domanda per te, però prima ne ho un'altra. E intanto ho avuto modo poi di vedere il calore dei fasanesi, no, nei tuoi confronti. Qualcuno diceva non c'è la porta del Fasano senza Fovio, finché Fovio gioca a pallamano è Fovio il portiere del Fasano. Questa è una cosa molto molto bella. Però l'altra volta sei tornato per vincere lo scudetto, adesso perché torni, come torni e che squadra trovi? Guarda, diciamo il progetto della società è chiaro, è continuare nella valorizzare e crescere i giovani,
i talenti che ha a disposizione già dall'anno scorso, quindi con un campionato in più. Il mio compito è quello di dare una mano in questo percorso di crescita, cercando di mettere al servizio di questi ragazzi la mia esperienza. Poi il ruolo del portiere, come ben sapete, è un ruolo particolare, dove secondo me l'età è relativa, anzi più grande è, più esperto è il portiere, meglio è per la squadra, soprattutto in una squadra di giovani, dove secondo me per la crescita c'è bisogno del giusto mix tra gente esperta e giovani, perché ci sono i momenti difficili, devono essere bravi i più vecchietti, diciamo, a prendere per mano i giovani. Ci siamo io, c'è Paolo De Santis, c'è il capitano Messina, Beare, c'è anche, che avremo questo compito importante, perché in un futuro spero non troppo lontano il Fasano, secondo me, questo è anche l'idea della società, deve tornare assolutamente a recitare un ruolo di primissimo ordine nel campionato italiano. Sì, io sono assolutamente d'accordo con Vito, e soprattutto penso che i personaggi che ha appena citato, quindi possiamo definirli come i senatori in questo momento del Fasano, hanno parecchia roba da insegnare, soprattutto in capacità di vincere, insomma, no? Un po' quello che dicevamo anche di Bolzano, quanto è importante avere delle persone, dei punti di riferimento che sanno vincere e che non riescono a partecipare, quindi quando entrano in campo, quando si allenano, è sempre per l'obiettivo di vincere, a prescindere, è per vincere, quantomeno danno il massimo per riuscire a raggiungere questo risultato, dopodiché chiaramente, insomma, spostano comunque gli equilibri, ecco. Assolutamente. E poi oltre questo volevo fare una domanda a Vito, invece volevo chiedere a Vito, dato che comunque ha girato tanto, ma senza tornare troppo nel passato, fermiamoci allo scorso anno e prendiamo uno spunto di riflessione: quando si va da una piazza così importante ad una piazza dove le luci dei riflettori comunque si spengono in qualche modo, magari perché non c'è l'attenzione del pubblico, come l'ha vissuta? E chiaramente mi riferisco al passaggio tra Fasano e Siena, quindi da Fasano, dove si mangia pane e palla a mano, dove a Siena invece era uno sport praticamente nuovo, no? Con una realtà che aveva solamente voglia di rilanciare, anzi di lanciare per la prima volta sulla piazza questo sport. Per uno come Vito Fovio, questo passaggio è stato una boccata d'aria fresca o è mancata l'aria? Capisci cosa intendo? Sì, ma io, accettando il progetto Siena l'anno scorso, ero ben consapevole di questa situazione. Io sono stato nella mia carriera in posti molto caldi, dove c'è sempre stata una gente che comunque spinge e dà stimoli. Però c'era l'entusiasmo del presidente Sant'Andrea, questo progetto di far conoscere la pallamano a Siena, ed è un progetto molto ambizioso, nel senso che non è semplice, perché Siena è una piazza particolare dove per anni la pallacanestro ne ha fatto la parte da padrone, ed è nel DNA dei senesi, quindi è un, diciamo che la vedo molto difficile. Infatti penso che questo ridimensionamento che il presidente Sant'Andrea ha voluto quest'anno dipenda anche in parte dal fatto che si renda conto che ci vuole tempo, ci vuole pazienza, che si potrà arrivare, nel senso che Siena prima o poi dipende sempre dalla perseveranza e dalla volontà del presidente Sant'Andrea, magari un giorno potrà entrare, diciamo, nella mentalità dei senesi. Per questo penso che la scelta che ha fatto il presidente Sant'Andrea di fare una squadra di giovani, dove con gli ingaggi che c'erano l'anno scorso, Mini, Demis, degli stranieri, praticamente ha fatto già la squadra, e risparmiando già un sacco di soldi, investendo su un buon allenatore che ci sa fare con i giovani, penso che attuerà un programma, un processo che durerà negli anni e che prima o poi potrà dare tante soddisfazioni al presidente Sant'Andrea. E diciamo che ha un po' cambiato rotta, ha ridimensionato, ma questo non vuol dire che non possa comunque raggiungere dei buoni obiettivi e si possa togliere delle soddisfazioni in breve tempo, giusto? Mi sembra di capire. Ma, guarda, io penso che quest'anno sia il Siena sia un incognito, nel senso, una squadra fatta da giovani, con Nikolcevic, che si è una
cioè, da un po', diciamo, da una buona esperienza, prenderanno un altro straniero, penso. È una buona squadra, però penso che non abbia il fatto che non abbia l'assillo dell'obiettivo possa soltanto far bene ai ragazzi e alla squadra. Quindi io penso che Siena quest'anno sia disposta a essere una bella rivelazione del campionato. Migrazione naturale, diciamo, nel vostro discorso verso gli equilibri generali del campionato. Mercato effervescente, mi verrebbe da dire, no? Tanti movimenti, tanti giocatori che si muovono. Io penso che Pressanone sta facendo una squadra con criterio, nel senso che è andata a puntellare le carenze che aveva l'anno scorso, poi prendendo Valerio ha dato una solidità non indifferente. Una solidità non indifferente che magari era il punto debole del Bressanone. Mi è giunta voce che sia andato anche Amato, e penso che io reputo un ottimo giocatore, con il rapporto qualità-prezzo penso uno dei migliori in circolazione. Poi con Ciutura, poi bisogna vedere lo straniero che prenderanno. Bressanone la vedo veramente Basic di Giulio, insomma di Giulio la vedo veramente bene quest'anno. E anche Sassari sta facendo una traculata, sì, sul portiere polacco, che è molto forte, molto forte, che per il nostro campionato secondo me sarà un lusso, perché è veramente di livello. Poi ha preso l'argentino Vieira, che comunque ha un sacco di esperienza in Asobal, anche se viene da due anni un po' complicati, però è sempre Vieira, insomma, sì, certo. Vieira. Poi c'è Pereira, c'è il brasiliano, c'è Bruno, c'è Stabellini, c'è una bella realtà. Poi c'è quel Cassano che è andato secondo me a inserire Ardi Aniballi, che per caratteristiche è un giocatore adatto al contesto di Cassano, e quindi mi aspetto che il Cassano rimanga comunque un buon livello. Pressano poi comunque ha sostituito Valerio con un portiere greco, da quello che so è un altro portiere di qualità, molto bravo anche lui. Vito ci ha già dato un paio di chicche. Sì. Poi sono anche di Mainese a Pressano, che comunque è un buon giocatore. Quindi ci sono quelche squadre. E Bolzano? Ah, bravo. Bolzano ha avuto sempre top. La squadra da battere fino a prova contraria, no? Fino a prova contraria, perché se comunque andiamo ad analizzare la squadra di Bressano, prenderà Hermones, che comunque è a livello di Volarevic, quindi non è cambiato chissà quanto. All'ala sinistra hanno preso un ragazzo croato molto forte, mi dicono, fortissimo, che viene dal Nexe. E poi c'hanno Turco, vince Starcevic, Urovic, vince Gaeta, che sta bene, comunque ha sempre dimostrato di saper fare la differenza. A pivot ha preso Marino, forse perde un po' in esperienza con lo straniero della Lilkovic, perché comunque Lilkovic era un signore giocatore, però Martinson è rimasto, e loro hanno quella mentalità che diceva vincente, che comunque riuscirà a coinvolgere anche i nuovi arrivati. Quindi io vedo quest'anno un discorso per lo scudetto a 3-4 con Sassari, Bressanone, Bolzano e Cassano. Possiamo vedere il Conversano cosa fa. Però Conversano, perdendo Ardian, penso che perda l'anima del suo gioco. Quindi penso che pagherà un po' lo scotto di questo cambiamento. Però sì, è un po' da rifondare in questo momento come struttura di gioco, no, Conversano? Sì, perché comunque il gioco del Conversano era basato quasi tutto, soprattutto in attacco, su Ardian. Quindi bisogna trovare un sostituto, crearlo, perché comunque l'Ardian di oggi è un lavoro di Tarafino di 5 anni. Certo. 5 anni di lavoro maniacale che l'ha portato a quello che è oggi Ardian. Quindi bisogna ricreare e bisogna avere del tempo per farlo. Assolutamente sì. Gigi, almeno due o tre notizie di mercato fuori dai radar ci ha dato tutto, diciamo. Vabbè, allora facciamo una cosa. Mettiamo il bollino dell'ufficiosità, no? Sì. Sono cose ufficiose, non sono cose ufficiali, no? Bene, ma comunque mentre parlava Vito, e quindi mentre ci sciolinava dell'ufficiale e l'ufficioso, abbiamo potuto vedere quali sono quelli un po' più macroscopici, ma poi ci siamo dimenticati anche in uscita cosa è successo. Arcieri, c'è stato Sabini.
Pavini, insomma, tanti altri movimenti, tanti movimenti. Sì. Accendi in Finlandia come lo vedi? Il freddolito. vediamo. Secondo me è un bel banco di prova, è un bel banco di prova, una bella scommessa. Secondo me è giocato in una società che è molto seria, sicuramente. Ma scherzi, assolutamente, è uno step importante, ha tutte le carte in regola per fare bene. Insomma, voglio dire, gli auguro il massimo del risultato, perché lui fino adesso ha bruciato le tappe, è stato velocissimo e ha avuto un exploit incredibile, ma è andato oltre le aspettative, secondo me. Secondo me, con le doti fisiche che ha, ma è un astronauta, non avendo, diciamo, grosse doti tecniche, ma quelle fisiche sono talmente sopra la media, la norma, che gli permette di fare qualsiasi cosa. Quindi è giusto ed era quasi naturale il suo passaggio in un, diciamo, in un contesto più professionale, diciamo. E soprattutto è un ragazzo intelligente che sa di non poter puntare solo sulle qualità fisiche, e sa perfettamente di dover lavorare, ed è andato in un posto dove è in grado di lavorare e davanti a sé non ha proprio, come dire, l'ultimo degli arrivati, e può andare a fare allenamento con penna e taccuino, perché c'è tanta roba da imparare, insomma, allenamento dopo allenamento. E comunque, Vito, dicevo, dopo tutte le notizie, insomma, questi movimenti, probabilmente questo periodo di quarantena ha fatto in modo che le persone, i dirigenti, i presidenti, i giocatori si concentrassero totalmente al mercato del prossimo anno, perché, Matteo, di questi tempi, in un periodo normale di no covid, cioè quindi in tutti gli anni passati, c'erano ancora tante cose, c'era il mercato, però c'era ancora certo, eravamo in pieni playoff, era diciamo, il campionato, no? Certo. Però, insomma, comunque c'è anche da dire che obiettivamente i prezzi dei giocatori si sono drasticamente abbassati, certo. Ma questo vale un po' per tutti, certo, però anche chi poteva magari ha usato questo per cogliere ottimi giocatori a prezzi che negli anni passati magari non parlo del mio caso, ma in generale certo. C'era un discorso di casa, tante altre cose, però penso che il mercato ne abbia risentito e questo abbia favorito molto le società. Dobbiamo andare spediti, ma io è dal minuto 1 che sto pensando all'aneddoto adesso. Allora, fantastico, eravamo in nazionale a Pontinia, andiamo in un bar, c'era all'epoca una pubblicità su uno shampoo, dicevano che questi sono i miei capelli, c'era lo slogan, no, di questa pubblicità. Andiamo a prendere il caffè, Gigi Vito, dai, andiamo a prendere il caffè, andiamo lì, la barista, ciao, sono Gigi Di Marcello e questi sono i miei capelli. Capelli lunghi, fantastici, la gente sveduta da ridere, ma ce ne sono. No, fammi stare zitto, degeneriamo. Personaggio eccezionale. Chiaramente Matteo, il caffè l'ho pagato io. Vorrei vedere. Ovvio. Perché lui puntualmente, quando ci si avviava alla cassa, doveva andare in bagno, si era dimenticato, aveva preso le dracme, oppure aveva preso la carta telefonica piuttosto che il banco, ma sempre, vabbè. Lo amo. Va bene. Ricomponiamoci. Grazie Vito, grazie mille per essere stato con noi. Ciao Vito. Abbraccio, ciao. Un abbraccio a te, grazie. Ciao Vito. Ciao. Secondo ospite di oggi, Gigi. Questo lo presento io, va bene? Benissimo. Non per una vicinanza di ruoli, anzi tutt'altro, però lui ha presentato Fovio e io do il benvenuto a Demis Radovcic. Ciao Demis. Ciao Matteo. Ciao Demis. Ciao, buonasera a tutti. Perché se dobbiamo presentare tutti quelli con cui Gigi ha giocato in nazionale o nel club, deve presentare tutti Gigi praticamente, perché ha giocato. Non è giusto. Ma invece l'ho presentato anch'io, Demis. Invece pochi lo sanno, però dico, anche io e Matteo abbiamo giocato contro. Contro. Però abbiamo giocato. Molto, molto pochi lo sanno, per fortuna. È vero. E senti, Demis, allora, la prima cosa, intanto, è dove sei in questo momento? Io in questo momento mi trovo
casa mia a Soleto, in provincia di Lecce, in Salento, quindi sono qui da un paio di mesi, da quando è scoppiato, diciamo, un po' tutto il casino. Siamo riusciti a tornare in tempo e adesso stiamo qui. Ok. E poi ti preannuncio che alla fine del quarto d'ora, quindi ti do tempo per pensarci pure a te, l'ho fatto già con Vito, mi devi raccontare un aneddoto con Gigi, che hai vissuto con Gigi, qualcosa che si può raccontare. Ma dura più di un quarto d'ora però, se... solo l'aneddoto. La domanda con te è d'obbligo, perché se Vito è stato ufficializzato a Fasano, tu anche sei stato ufficializzato via da Siena, ma non si sa dove vai, e quindi averti qua significa chiederti dove vai a giocare. Ma guarda, come avete visto, letto, dico, beh, la notizia che già più o meno si sapeva, il fatto che la mia avventura a Siena sia finita, per adesso niente, io sono qui e sto, diciamo, valutando alcune proposte che sono arrivate, penso a breve di trovare anche io una collocazione, dai. E territorialmente, diciamo, possiamo circoscrivere la regione almeno, no? Senza dire poi... Ma guarda, essendo un periodo storico un po' complicato, nel senso che già prima di questo virus, diciamo, non si navigava proprio alla grande. Questo virus, diciamo, che ha creato un po' di condizioni strane, e quindi spostarsi adesso e giocare solo a pallamano è diventato sempre più difficile. Oddio, non è impossibile, però è diventato sempre più difficile. La mia idea in questo momento è quella di non spostarmi più di tanto, quindi circoscriviamo un po' la zona, come hai detto tu. No, sì. Non ti chiedo altro. Matteo, sei stato quasi stalker, nel senso che ti sei trasformato in un insolito giornalista d'inchiesta. È vero. Che non rientra nei tuoi... Cerco sempre di essere istituzionale io, no? Però secondo me in qualche modo hai anche fatto tuo, hai incarnato e dato voce a quello che è la domanda degli appassionati di pallamano, perché effettivamente in mezzo a tutto questo movimentarsi di spostamenti in entrata e di uscita manca Demis Radovicic all'aperto, che non è una domanda più che giusta, però penso che sia appunto anche presto, diciamo. Oddio, certi movimenti sono già stati ufficializzati, però magari altre società programmano in un altro modo, e quindi c'è da avere un po' di pazienza e presto si saprà tutto, penso, e mi auspico pure io. Bene, e senti, invece volevo farti una domanda per quanto riguarda l'esperienza di Siena. Tu con Vito hai avuto modo di vivere per una stagione una esperienza sicuramente particolare all'interno del contesto della pallamano italiana, no? Perché è una città meravigliosa, in una società nuova, completamente creata, no? Dall'idea del presidente Sant'Andrea, con tante ambizioni. Com'è andata questa esperienza? Come avete vissuto la pallamano a Siena col raggiungimento della finale di Coppa Italia? Insomma, come l'archivi poi nella tua lunga e vincente carriera? Ma guarda, io personalmente di Siena, sia da un lato pallamanistico, e poi ti spiegherò più o meno, sia da un lato umano, posso parlare solo che bene, perché per me da un punto di vista umano proprio è stata un'esperienza bellissima, sia per me che per la mia famiglia. Siamo stati veramente benissimo, come hai detto tu, è una città meravigliosa, io non la conoscevo e non ti nego che ogni due giorni, io avevo anche la fortuna di vivere vicino al centro, ogni due giorni prendevamo e facevamo delle passeggiate lunghissime, cosa che da altre parti non ho mai fatto, quindi su questo dico c'è poco da dire. Da un punto di vista pallamanistico, secondo me era stata costruita una grande squadra, perché anche Youssef Inesad, l'iraniano, Nelson, Rico Belli, Vito stesso, io e tutti i ragazzi giovani, secondo me era una grande squadra. E avevamo delle ottime condizioni per lavorare, nel senso avevamo due allenamenti al giorno in quel palazzetto che avete visto anche voi, la Coppa Italia, e non si trova da tutte le parti, quindi per me io sono stato veramente bene ed è stato un anno bellissimo. Bene, Gigi, non so se puoi... Beh, certo, chiaramente è stato... hanno avuto la fortuna di allenarsi in uno dei templi del basket europeo, quindi sappiamo anche
tante possibilità il livello del basket a quei livelli in Europa, quindi insomma Siena, la Montepaschi e la Melzana hanno speso tanto, hanno investito tanto anche in strutture che poi sono state utilizzate al meglio anche dal Siena di pallamano. Io volevo chiedere a Dennis un po' come ha vissuto lui il passaggio, che è la stessa domanda che ho fatto a Vito, ma possono avere anche risultati diversi, cioè il fatto di andare via da Siena, da Fasano, scusami, andare via da Fasano e andare a giocare in una squadra dove sei anonimo in realtà per il più, quindi passi da un posto dove c'hai i riflettori puntati addosso H24 ad un posto dove sei quasi un perfetto signor nessuno nell'interland di quella città. L'hai vissuta come una boccata d'aria fresca o ti è mancata l'aria? Ma guarda, capisco in pieno la domanda che fai tu ed è un pensiero che ovviamente ho fatto anch'io sia prima di andare che essendo stando lì, diciamo, e tutto il resto. Io credo che ognuno di noi debba innanzitutto motivarsi da solo, nel senso che sì, pressioni esterne, pressioni di un posto dove la pallamano è più sentita, un posto dove lo è di meno, però io penso che se uno riesce a darsi le proprie motivazioni e crearsi delle proprie pressioni anche, dico, può giocare in qualunque parte del mondo, dalla più anonima a quella più sentita, diciamo. Quindi per me io non ho notato nessun tipo di cambiamento, ecco, per me una volta che vai lì a giocare il sabato è la stessa cosa. È la stessa. Quindi non l'hai vissuta né come un piacere né come una mancanza? No, anzi, l'ho vissuta come un piacere, no? Quindi l'hai vissuta come un piacere. Sì, perché comunque riesci magari anche a fortificare dei lati del tuo carattere che magari con un palazzetto pieno, sai, tutti giocano, tutti sono in grado di giocare, con un palazzetto magari con meno gente, più dispersivo e tutto il resto è un po' più difficile. Secondo me è lì che viene fuori magari la vera personalità o come vogliamo chiamarla. Però da un altro punto di vista io penso e sono contento della squadra che sta facendo quest'anno Marco e insieme a tutti gli altri dirigenti a Siena, perché io penso che siano, proprio per il discorso che hai fatto tu prima, delle condizioni perfette per dei ragazzi giovani per lavorare e per non avere grosse pressioni e poter lavorare proprio serenamente. Quindi io sono contento che i ragazzi che c'erano l'anno scorso sono rimasti, perché sono tutti ottimi ragazzi e ancora meglio come giocatori, e in più sono convinto che questi nuovi che arriveranno si troveranno tutti alla grande, perché è difficile trovarsi male in un posto del genere. Demis, ti posso fare anche un'altra domanda, complice anche l'infortunio che avevi avuto a Fasano, probabilmente non abbiamo visto magari nel periodo precedente, soprattutto per chi ti segue da tanto tempo, il Radovčić migliore, no? L'anno scorso invece ti ho visto, almeno personalmente per quello che ne posso capire, sicuramente meglio, no? Anche forse da un punto di vista mentale, nell'approccio alla partita. È solo una mia impressione e soprattutto come stai adesso? Che giocatore sei adesso? Ma guarda, io credo... Scusami se ti interrompo, te lo chiedo perché fino a prima dell'infortunio probabilmente Demis Radovčić è uno di quei giocatori, dei due o tre giocatori del campionato italiano in grado di decidere la partita da solo, che a sprazzi ho rivisto anche a Siena. Ma guarda, io personalmente, per come mi sono sentito l'anno scorso, cioè quest'anno, questo campionato appena concluso anzitempo, è stato per me, per quanto mi riguarda, per come mi sono sentito, sarà forse la maturazione, non lo so, non mi ricordo altri campionati in cui mi sono sentito così bene, così sicuro e così, diciamo, bene in campo, ecco. Per quanto riguarda sì, la tua domanda del prima dell'infortunio, io non ci avevo mai pensato sinceramente a sta cosa. Io penso che come in tutte le cose ci si abitua, quindi quando tu magari abitui delle persone a un determinato livello, poi la cosa più facile è vedere quando uno scende un po'. Però io personalmente non l'ho vissuta così. Io penso che in quegli anni a Fasano, in quell'anno magari, in quell'anno e mezzo a Fasano, c'erano altri compiti, altri ruoli da rispettare, e io personalmente ho sempre visto prima il bene della squadra rispetto anche al mio. Poi man mano che si va avanti con gli anni
e ancora di più così, però io no, io sinceramente mi sento bene, anzi dico quest'anno ti ripeto mi sono sentito veramente benissimo, ogni partita stavo veramente bene. E per quanto riguarda la tua domanda, no, io non la vedo così, io penso che in base a come abitui, perché se magari come abitui le persone a vederti in una determinata maniera, aspettative. Sì, crei aspettative che non sempre si possono mantenere magari, e poi non è che si vedono poi tutte le partite durante l'anno, quindi magari uno vede giusto quelle due o tre dove giochi male ed è così, ma fa parte dello sport, quando sei soggetto a delle opinioni è giusto che sia così pure, Assolutamente, poi se sei uno dei più vincenti in assoluto, esatto, fa parte di essere un personaggio pubblico e di essere, insomma, sì, sotto il giudizio delle persone, certo, non c'è dubbio su questo. Gigi, che dicevi? Dicevo che quando un Denis Radovcic, come dire, ci ha abituato alle partite perfette, no? Quindi anche fa notizia quando gioca un po' meno bene. Ecco, questo è il discorso. Che sembra giochi male, in realtà gioca un po' meno bene dei suoi livelli abituali, cioè che rasentano l'eccellenza. Ecco, questo è. E si ritorna al discorso delle aspettative, tutto qui. È normale, poi escono anche altri tipi di giocatori, la pallamano si evolve, dico, è tutto normale, l'attenzione si sposta su altri giocatori, sono le fasi della vita e dello sport in generale, quindi non è una cosa, cioè io non l'ho mai vista come una cosa negativa da questo punto di vista. Io una volta che finisco la partita e sto bene con me stesso e so di aver fatto tutto il possibile per aiutare sia la squadra che me stesso, io sinceramente torno a casa e dormo bene, ecco. Certo, assolutamente. E invece di questo mercato tutto attorno, che idea ti sei fatto? Hai visto che si muovono in tanti, si muove soprattutto Sassare, si muove Bressanone, si è mossa Cassano che ha ufficializzato i balli, Bolzano ha cambiato tanto, ma poi alla fine che Bolzano possa abbassare un po' le sue mire non ci crede nessuno. Insomma, che idea ti sei fatto? Ma sì, ho seguito anche un po' le vostre chiacchierate precedenti e parlavate un po' anche con i diretti interessati, ecco. Io personalmente vedo sempre il Bolzano come la squadra più forte, anche sentivo anche i discorsi di Gigi l'altra volta che spiegava un po' della mentalità che si è creata lì nel corso degli anni, da quando siamo andati anche noi all'inizio, e quindi io vedo loro perché alla fine... Condivido in pieno quello che hai detto tu, perché vabbè, tu hai giocato anche contro di loro, quindi sai cosa si va a creare. Io penso che il Bolzano sia ancora un po' più forte degli altri, perché anche nel ruolo di portiere, se è vero che il ragazzo brasiliano andrà lì, secondo me non perdono niente, ecco, te lo dico. Diceva Vito che è allo stesso livello di Volare, insomma, quindi parliamo di portieri eccellenti. Sì, del livello di Marcello, capito? Sto parlando di quella. Esatto, a parte gli scherzi, è un ottimo livello, quindi loro non hanno perso. Ma quali scherzi? Perché scherzi? è vero, perdonami allora. E quindi poi ho visto Bressanone e Sassari si sono mosse bene, e poi ci sarà sempre una quarta, una quinta squadra che magari uscirà fuori, vedremo più avanti, però sicuramente Bressanone e Sassari stanno facendo degli investimenti importanti, anzi forse di più ancora Sassari, e quindi io vedo sempre un po' meglio il Bolzano, però subito dietro vedo queste due squadre in questo momento. Bene, poi vedremo se ci sarà o no. Sì, poi chiaramente il campo che... No, io stavo dicendo vedremo se ci sarà o no anche l'incognita Radovcic nel campionato. Basta, non la smetto. Vedremo, sì. Gigi, non so se hai qualche altra domanda, vuoi aggiungere qualcosa o io andrei all'aneddoto. Beh, vabbè, togliamoci questo dente. Io sono molto spaventato dall'aneddoto di Denis. Sicuramente riuscirà a cacciare dal cilindro qualche coniglio, qualche feticcio. Vediamo. Ah, no, sono stato così tanto impegnato a pensare alle risposte che vi dovevo dare man mano che me le facevate, che facevate le domande, quindi non ho grossi aneddoti di Gigi. Ti posso dire
Ti posso dare una descrizione di Gigi come portiere, come lo vedevo io dal mio ruolo, ecco. Questo è interessante, dire, dai. Che forse è ancora più interessante, sì, perché gli aneddoti alla fine ce li abbiamo tutti, è giusto che rimangano tali magari tra di noi, quando ci troviamo ce li raccontiamo. Gigi era un gran bel portiere, per chi iniziasse magari a seguire la pallamano adesso e non lo conoscesse. Io me lo ricordo dai tempi di Trieste, quando è andato a fare l'anno a Trieste, quindi giocandoci contro era un portiere veramente pensante, nel senso era uno che pensava molto e quindi riusciva anche a mettere in difficoltà anche tiratori. Noi spesso lo prendevamo in giro, dicevamo Gigi lancia a livello europeo, perché in nazionale faceva delle partite che parava tutto, no? Dicevamo che non lo capivamo magari, sì, quindi Gigi era veramente un portiere pensante, è vero Gigi, sì, qua, sì, confermi, sì. E quindi era, io dal mio punto di vista ti hanno sempre avuto un po' di difficoltà a tirare a lui, perché era quel portiere che né usciva troppo né rimaneva troppo indietro, quindi stava in quella zona di mezzo che è una rottura di scatole, quando vai a tirare non gli puoi tirare né sotto le gambe né il pallonetto, e quindi era, dovevi sempre prepararti a lui, e quella volta che tiravi rilassato te la parava Gigi, un sacco di recensioni, hai visto? Hai visto che bello? Poi sì, penso sia anche la tua percezione dei tiratori che avevi tu, li mettevi in difficoltà, sì, in questo modo, penso. Io, sì, io mi ricordo così, ecco. Sì, no, io studiavo tantissimo, comunque mi piaceva tanto giocarmela ad personam, no? Quindi non impostare delle parate a prescindere, ma studiarle in funzione di chi avevo davanti. Quindi il fatto di modulare, il fatto di poter avere la voglia e la capacità di misurarmi in base alle persone, alle squadre contro cui giocavo, probabilmente mi ha facilitato nel complicare la vita a qualcuno, e questo insomma in qualche modo. Poi mi ricordo ci sono sempre i periodi, le fasi, mi ricordo c'era quel periodo, un periodo in cui a me piaceva tirare spesso il primo palo. Sul primo palo, e mi ricordo che Gigi era sempre lì che dormiva su quel palo lì, e dovevo cambiare ogni volta, dicevo ma no, non andrà lì, e andava sempre lì. Quindi ci sono state partite in cui mi ha messo in difficoltà seriamente, altre in cui magari mi è andata meglio, però dico, tornando al discorso di prima delle partite fatte male contro Gigi, io ne ho fatte alcune male, quindi magari quelle non si ricorda nessuno, E questo è stato anche quello per me un motivo di orgoglio. Ma poi questa cosa, Dennis, per noi era sempre una sfida anche in nazionale, erano anche momenti in cui ci si poteva studiare, no? Ci si poteva conoscere meglio, quindi io incameravo informazioni anche sulla tipologia di tiro, che poi magari durante il campionato ci si rincontrava, e non si poteva dare niente per scontato, perché io sapevo quello che tu sapevi e tu cercavi di pensare a quello che insomma, no? È un po' un il gioco delle tre carte in qualche modo, e quindi sì ma è così, dico, che sono cose interessanti, sì, non abbiamo dato niente per scontato, e questo credo che sia una cosa sulla quale è importante che anche i giovani inizino a lavorare, perché è così che si cresce, no? Quindi non fare in maniera meccanica e a caso. Adesso sono anche più fortunati perché magari hanno più mezzi a disposizione, anche rispetto magari a quelli, io sono già una generazione dopo quella tua, diciamo, però i video negli ultimi anni sono iniziati a uscire, quindi i giovani adesso sono magari più avvantaggiati, certo, c'è una circolazione molto superiore, sui ricordi mentali, ecco. C'è una circolazione molto superiore di contenuti che riguardano con la mano, certo. Va bene, signori, siamo abbondantemente al di là del limite, quindi mi devo prendere la licenza di chiudere. Demis, grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Ciao Gigi. Ciao, un abbraccio. Ciao Matteo. Gigi, noi ci troviamo settimana prossima. Grazie. Ciao Gigi. Grazie. Ciao Matteo. E anche grazie a voi che siete stati con noi qui su Handball Talk. Buona pallamano a tutti. Ciao. Il tiro è un gol pazzesco, una rete incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco. È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita.